Ciao bambini, io sono Francesco Ruppolo, ma semplicemente chiamato il maestro Francesco dai bambini che seguono i miei laboratori. Allora, che cosa facciamo oggi? Prendiamo un poco di strumenti e ci facciamo un'attività che si intitola Suoniamoci su. Suoniamoci su nel senso che prendiamo un brano registrato, un brano già fatto da qualcun altro, e noi con gli strumenti ci suoniamo sopra. Faremo in modo che possiate suonare tutti, dai più piccoli ai più grandi. Quindi iniziamo subito con una prima versione che possiamo fare tutti, anche i piccolini di 3 anni. Poi a questo minuto troviamo la versione invece, diciamo così, lo step 2, quello dei bimbi un po' più grandi, 5-6 anni orientativamente, però qualcuno più bravo o più piccolo lo può fare tranquillamente. E poi invece a quest'altro minuto troviamo la versione per i bambini grandi, i bimbi della terza, quarta, quinta elementare, per capirci, della scuola primaria. Esattamente, ho scelto un brano che si intitola Overture, significa apertura, è l'apertura di un'opera che si intitola Carmen di Bizet, e su questo qui faremo un po' di cose con gli strumenti. E voi dite, ma se gli strumenti non ce li ho a casa? Beh, vi faccio vedere un pochettino come possiamo sostituirli. Allora, abbiamo bisogno di legnetti o claves, che si voglia dire, che possono essere sostituiti. Per esempio, se non abbiamo 2 bastoncini, possiamo anche battere sul tavolo. Se ce li abbiamo, o li suoniamo semplicemente così, oppure, se vogliamo fare proprio quelli bravi, creiamo uno spazio, un incavo con una conchiglia con la mano, così manteniamo un legnetto e con l'altro ci suoniamo, così si sente più forte. Abbiamo, signori e signori, un triangolo. E se non ho il triangolo, possiamo prendere un bicchiere di vetro. Attenzione, fate attenzione, non lo dobbiamo rompere, basta andare piano piano con una penna, con un bastoncino, ed abbiamo un suono simile a questo qui del triangolo. Poi abbiamo una maraca. Attenzione, come la dobbiamo suonare questa maraca? Non così, un sacco di sforzo, un sacco di energia, poco suono, bella dritta. Muoviamo solamente il polso, così possiamo fare degli accenti, dei suoni belli precisi. Come possiamo sostituirlo? Prendiamo un bel bicchiere. Se abbiamo un bicchiere un po' più resistente, meglio ancora. Mettiamo del riso, del pietrisco dentro. Anche, non lo so, può andare bene anche il sale quello lì grosso. Lo chiudiamo e creiamo quello che sembra più uno shaker che una maraca. Però va bene anche quello lì. E infine abbiamo il piatto, che ha pure questo bel suono lungo. Come lo sostituiamo il piatto? Potremmo prendere, per esempio, 2 coperchi delle pentole. No, questi qua non tanto, vabbè, io ho solo questi qua di vetro, però devono essere di metallo, così possiamo fare pure qualcosa. Se no, facciamo con le mani. Allora, iniziamo subito. Il brano lo state già sentendo in sottofondo. Prendiamo uno degli strumenti, oppure se a casa c'è un fratellino, una sorellina, suonate in 2, in 3, possiamo far suonare mamma, papà, chi sta con noi può partecipare, e facciamo semplicemente un lavoro, si dice, di dinamica. Quindi suoniamo forte e piano. Naturalmente in questo caso non dobbiamo per forza seguire il tempo. Il tempo, che è questo qui, e si chiama pulsazione. È, diciamo, il tempo base di un brano. Ok, un po' suonerò liberamente, un po' andrò invece sul tempo. La cosa importante è che quando l'orchestra suona bella piena forte, noi suoniamo forte il nostro strumento, oppure il nostro tavolo, eccetera. Quando invece l'orchestra incomincia a suonare piano, noi diminuiamo la forza con la quale suoniamo, quindi diminuiamo anche il volume. Ok? Siamo pronti? Andiamo.
eccoci al secondo step, un secondo livello, un po' come se stessimo giocando con un videogioco. Utilizzeremo appunto questa cosa che è il tempo base e che si chiama pulsazione. Ok? Allora, abbiamo quattro tipi di strumento. Facciamo così, che suonano prima i piatti, poi suonano le maracas, poi i legnetti e infine i triangoli. Ok? Ognuno di loro suonerà due volte quattro. E vabbè, maestro Francesco, ma perché due volte quattro? Non posso dire otto? Facciamolo un pochettino più da grandi. Possiamo anche pensare a contare 8, però se riusciamo a contare 2 volte 4 è meglio, perché stiamo più dentro la musica, quella lì vera, diciamo così. Ok, siamo pronti allora? Abbiamo detto, ripeto, piatti suonano in totale 8 colpi, vi ho detto per semplificare. Poi maracas, poi entrano i legnetti e poi i triangoli. Ok? Naturalmente quando suona uno strumento gli altri aspettano, stanno zitti, stanno in pausa in attesa di entrare in gioco. Naturalmente rispettiamo sempre quella che abbiamo chiamato dinamica, cioè il volume che tiriamo fuori dallo strumento. Quando l'orchestra suona forte noi suoneremo forte, quando invece suona piano suoniamo piano anche noi, sempre però portando la pulsazione, il tempo. Nella parte centrale suoneremo tutti quanti insieme, naturalmente tenendo il tempo e suonando piano, rispettando appunto il crescendo, il diminuendo, la pausa, quando vedete che mi fermo. Sul finale proprio, quando finisce, tutti facciamo l'ultimo. Siamo pronti? Pronti, via! Eccoci arrivati al terzo step, al terzo livello, quello per i più grandi, quello per quelli bravi, quelli che magari sono già bravi da piccoli, che ne sappiamo. Allora, in questo caso ogni strumento suonerà una cosa da solo, cioè ogni strumento farà una cosa per conto suo. Vi faccio vedere lo spartito normale e poi invece un tipo di spartito che si chiama tabs. Una partitura tabs per capire meglio rispetto alle quattro pulsazioni, per questo vi ho detto di contare fino a quattro, alle quattro pulsazioni che fanno parte del tempo di questa musica, di questo brano, dove sono posizionati i suoni che dobbiamo emettere con il nostro strumento, oppure con il tavolo, con il bicchiere, eccetera. Come potete vedere, così come ho detto prima, due volte quattro, abbiamo due schemini. Per quanto riguarda i piatti, sono leggermente diversi tra di loro. Per gli altri strumenti saranno uguali in pratica, quelli che appunto si chiamano pattern delle ritmiche che utilizzeremo. Se vedete bene, abbiamo il piatto che suona sul primo quadratino, che corrisponde al primo tempo, nella prima battuta, poi nella seconda battuta, gli altri quattro, suonerà sull'ultimo, sul quarto tempo. Che significa? Che poi devo tornare da capo. Quindi sarà 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, ok? Le maracas fanno una cosa particolare, suonano solo i tempi pari. Quindi abbiamo contato fino a 4, 1, 2, 3, 4. Le maracas suonano sul secondo tempo e sul quarto, quindi su 2 e su 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I legnetti, le nostre claves suonano tutti i tempi, tutti e 4. Quindi è facile. Sembra facile, sembra facile. Vabbè, ma devo solo fare così, ok? No. Portare sempre lo stesso tempo significa essere molto concentrati. Perché se sbaglio io che sto facendo il tempo di riferimento, posso far sbagliare gli altri che stanno suonando con me. Ok? Quindi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Possiamo anche sempre fare in questa maniera. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Infine, vediamo sempre prima le nostre partiture, i nostri spartiti. Prima il tabs, che questo è un po' più particolare, abbiamo due pallini piccoli sul tabs. Significa che in un tempo ce ne devono entrare due, quindi saremo più veloci. Ok? Allora, naturalmente rispettiamo sempre la dinamica, però facciamo una cosa, siccome è più impegnativo questo modo di eseguire questo brano, tutte queste particolarità, tutti questi ritmi, tutti questi pattern li eseguiremo solamente nella parte forte dell'orchestra. Nella parte dove l'orchestra invece diminuisce la sua dinamica, la diminuiamo anche noi, ma suoneremo liberamente. Ok? Siamo pronti? Allora, com'è andata? È andata bene? Possiamo provare più volte, possiamo provare i vari step, possiamo farli singolarmente provando ogni volta uno strumento diverso, oppure se abbiamo, ripeto, un amico, un fratello, una sorellina, un genitore, uno zio che può suonare con noi, possiamo suonare insieme, diventiamo una piccola orchestra. Un abbraccio a tutti, bimbi e grandi, e alla prossima. Ciao da Francesco.